La maggioranza di centrodestra vota contro una risoluzione del Partito Democratico in commissione, quindi alla Commissione Sanità, con cui si chiedeva di informare i consiglieri sullo stato di una gara relativa a due apparecchiature molto importanti per la cura del tumore. Acceleratori lineari si chiamano, servono all'ospedale di Chieti e a quello dell'Aquila. Ci sono 6.110.000 euro, l'Abruzzo è risultato vincitore tra le 7 regioni meridionali a cui erano diretti questi fondi, con un decreto del 2017, fondi messi a disposizione nel 2018, l'ASL di Pescara è già partita e ha già aggiudicato la gara, questo non è ancora possibile per l'ASL di Chieti e per l'ASL dell'Aquila. Chiedevamo informazioni, visto e considerato che questo tema è stato tante volte trattato anche da diversi consiglieri, oggi ci rispondono che hanno chiesto i documenti per l'adeguamento dei locali. Quindi siamo ancora in altissimo mare, nonostante la delibera, la 328, che è di giugno del 2020. 6 mesi ancora persi. Non c'è ancora la gara, poi ci sarà bisogno naturalmente dei tempi tecnici, poi della fornitura. Quindi probabilmente neanche nel 2021 vedremo questi acceleratori lineari. Voglio ricordare che a fronte di questa mancanza, la radioterapia di Chieti gode di un solo apparecchio, peraltro obsoleto, e ha perso anche delle macchine che servono per fare appunto degli accertamenti preventivi, quelle per il centraggio. Una situazione veramente allarmante, ma soprattutto una maggioranza di centrodestra che boccia anche il diritto ad avere informazione da parte dei consiglieri del centrosinistra.